Buongiorno. Allora, muoviamoci un po' sul posto con l'aiuto di questo piccolo pelosetto che ci fa compagnia. Ma non facciamoci caso, è solo la natura che ci fa compagnia e ci smuove un po', quindi teniamo vicino a noi i nostri piccoli amici, piccoli grandi amici che ci aiutano a reagire, a passare soprattutto in momenti un pochino più complicati e ci smuovono un po'. Cammino sul posto, faccio sciogliere la del corpo, comincio a prendere coscienza della mia postura, della colonna, si è allineata, le spalle sono rilassate, la mandibola è rilassata, i piedi sono troppo larghi, sono aperti come le anche, bene. E poi vado a sciogliere un po' le spalle, ruoto, in avanti, in alto, indietro, in basso, le braccia sciolte, respiro con il naso e faccio da 7 a 10 giri in un verso nell'altro, ok? 7, 10 giri in un verso e 7, 10 giri delle spalle anche nell'altro verso. Respiro e sciolgo le spalle, poi via, parto dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, continuo a camminare, 6, 7, 8, 9, 10, sollevo una spalla, la lascio cadere, continuo a camminare, sollevo l'altra, la lascio cadere, sollevo tutte e due, tiro in dentro il collo e poi unisco le scapole dietro e rilasso ancora, sollevo una spalla, sollevo l'altra, tiro in dentro il collo, le unisco dietro e rilasso, continuo a respirare l'ultima volta, sollevo una spalla, sollevo l'altra, tiro in dentro il collo, le unisco dietro e rilasso. Ok, vado a sciogliere il movimento delle braccia, un braccio su, un braccio giù, mi fermo e ruoto verso dietro in modo molto molto sciolto. Se non riesco ad andare qui, vado all'esterno, faccio quello che posso fare, ok? Quindi è per tutti. Ora faccio attenzione all'ombelico che vado verso la colonna, ancora qualche movimento, 7-10 movimenti in un verso e 7-10 movimenti nell'altro verso, quindi se non riesco ad andare su vado all'esterno, ok? Ok. Faccio il movimento davanti a me, sempre 7-10 movimenti in un verso e nell'altro verso, anche con l'altro braccio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in modo molto molto sciolto, 1, 3, 4, 5, 6, 7, prova a incrociare il movimento, inspiro fuori l'aria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dall'altra parte inspiro fuori l'aria. Fuori l'aria, fuori l'aria, e sciolto. Ok, mi vado a pettinare, mi vado a accarezzare la testa, ok,
butto via, accarezzo la testa e butto via, accarezzo la testa e butto via, accarezzo e butto via, accarezzo e butto via, via, ancora due, ancora due, eccoci qua, ok, vado a muovere il busto da una parte e dall'altra, le braccia sciolte ai lati del corpo, ok, 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 ora una mano tocca la spalla e l'altra va a toccare dietro, vai, vai, la schiena è allungata verso l'alto, lo sguardo segue il movimento del corpo. Ok. Sciolgo questo movimento a servitore, inspiro, vado verso l'alto e vado giù. Inspiro verso l'alto e ruoto. Inspiro verso l'alto e ruoto. Inspiro verso l'alto e ruoto. A questo ci aggiungo un piccolo plié, un piccolo mini squat. Inspiro, vado verso l'alto e ritorno su. Inspiro. Di questo ne facciamo sempre 7-10 ripetizioni. E una. E due. E tre. E quattro. E cinque. E sei. E sette. Ok, queste 7 ripetizioni le posso ripetere anche altre 2-3 volte, quindi 7-7-7, ok, per aumentare. Ora sciolgo un attimo le gambe, mani ai fianchi e vado a ruotare il bacino. Io ruoto, ruoto, 7-10 volte in un verso e 7-10 volte nell'altro verso. Via, sciolgo il movimento del bacino, cerco di sentire il bacino e sentire che lo sciolgo, che lo lascio libero, diciamo. E poi a questo aggiungo l'antiversione. Abolito lo schermo. Ah, bravo, sì, bravo, 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 proprio bravo. Rieccoci. Ecco. Inspiro, inasco la schiena, espiro e vado a guardarmi l'ombelico. Faccio questo 7-10 volte. Inspiro ed espiro 1, 2, 3. 4, 5, se ci abbiamo il piccolo amico lo consideriamo un po' e poi continuiamo a fare la nostra attività. 4, 5, 6, 7 e poi rilasso. Anche questo lo posso ripetere diverse volte, 7, 14, 21. E vado avanti. Ora vado a sciogliere il movimento della gamba e apro, sollevo e apro, sollevo e apro, 4-5 volte, 1, 2, 3, 4, 5, anche con l'altra. 1, 2, 3, 4, 5,
trasciolgo il movimento della gamba, immaginando di avere qualcosa, più una palla o un pelosetto da scavalcare. Che fai? Quindi vado a scavalcare senza calciare il pelosetto. 2, 3, 4, 5, anche dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5. Questo movimento lo stesso lo posso ripetere 2-3 serie, perché mi aiuta a sciogliere il movimento della gamba. Non è un movimento che facciamo di solito e ci aiuta. E poi lo facciamo anche con l'altra gamba. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, adesso vado a fare un po' di stretching della gamba, ok? Apro la gamba, fletto e vado ad allungare questo muscolo. Mantengo la posizione da 4-8 respiri. Inspiro 1, fuori l'aria. Inspiro 2, fuori l'aria. Inspiro 3, fuori l'aria. Inspiro 4, fuori l'aria. Inspiro, espirando risollevo, riprendo la gamba e va dall'altra parte. Giù, letto, e mantengo la posizione. Inspiro 1, fuori l'aria. Inspiro 2, fuori l'aria. Inspiro 3, fuori l'aria. Inspiro 4, fuori l'aria. Inspiro, espirando, scelgo la posizione. Adesso vado, letto le gambe, è come se spingessi i piedi verso il basso e affondo i piedi sotto, dentro la terra. Giù, respiro, rilasso il corpo, tiro indietro un pochino l'ombelico, lo risucchio leggermente, appena appena, senza esagerare, perché quando vado a risucchiare l'ombelico rischio di muovere troppo la schiena dietro, quindi basta un leggerissimo movimento, okay. Poi dopo rilasso e vado a sciogliere la colonna vertebrale verso il basso. Inspiro, allungo il rachide verso l'alto, espiro e rilasso. La testa scende, le spalle scendono, fletto le ginocchia e lentamente scivolo giù. Piano, e sciolgo la colonna vertebrale. Gioco un po', sciogliere tutto il corpo, mi aiuta la forza di gravità ad allungare la schiena. Immagino che la schiena sia una collana di perle che si sta allungando verso il centro della terra e si allunga, si crea spazio tra una vertebra e l'altra. Sciolgo. Poi dopo riprendo, rafforzo le gambe, ritiro su una vertebrina alla volta, piano, fino a ritornare su. E questo esercizio di sciogliere la colonna con la forza di gravità lo posso ripetere anche 2-3 volte per la stessa cosa. Prima inspiro, allungo la colonna verso l'alto e poi mi rilasso, comincio a sciogliere la testa che va giù, le spalle si rilassano e srotolo la colonna una vertebra alla volta. Quella è la mia intenzione. E piano piano vado giù, sciolgo piano piano, rilascio e sento proprio abbandono la schiena verso il basso. Ok? Se ho problemi a fare questo lavoro posso mettere un sasso,
un qualcosa, un cubo, un qualcosa, una pila di libri dove vado ad appoggiare le mani per avere questa sensazione di abbandono della schiena, di rilassamento. Poi per ritornare su, fletto le gambe, faccio forza su per l'appacci, ritiro su una vertebrina alla volta e ritorno su. E poi dopo, siccome i nostri pelosetti stanno là, ci stanno aspettando, andiamo a fare quattro passi con i pelosetti, ok? Un bel bicchiere d'acqua che io devo andare a prendere, me l'ho scordato, ai 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 ai, e ti auguro di continuare. Clicca la freccina in basso a destra per accedere al mini sito e vedere altre piccole proposte che ti danno uno spunto per prenderti cura di te e farlo in totale autonomia. Ti mando un caro saluto e un abbraccione da Raffaella. Ciao, 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 ciao. Buona giornata.